la borsa o la vita. Minchia! Dove eri nascosto che non ti ho visto? Aspettavi qualcuno? Fratello mio, quando si è innamorati come sono io, si aspetta sempre. E si trema di tutto. Credimi, io non ho più un momento di pace. Prima, quando ero nascosto e spiavo, mi chiedevo, ma perché soffro così? Perché aspettare? Perché contare i battiti del cuore? Sì, Mite, ma perché? Chi ti fa soffrire tanto? Caterina o l'altra? L'altra adesso. Ma anche Katia, credi forse che abbia mai saputo darmi un po' di pace? Però è l'altra che aspetto qui. Ritarda, eh? E ti agiti. No, non ritarda, assolutamente. Sono io che temo, che dubito, che aspetto, capisci? Sono devastato dalla gelosia. Temo che possa andare da nostro padre. Lui l'ha chiamata. Ma lei? Lei. Lei ride. Gioca. Gioca tra il vecchio e me. È questo che mi esaspera più di ogni cosa. Mi faccio vergogna. Adesso sei arrivato tu, inatteso. Mi sento come liberato. Ecco, mi sono detto, l'aiuto che mi arriva dall'alto. Ma sì. In fondo sei l'unico che mi vuole veramente bene. Lo so. Oh, ma dove stai andando? Si può sapere? A casa. Ieri ci siamo lasciati tutti così male. Voglio rivedere il babbo. Ma non è solo per questo che sono sceso dal monastero. Caterina Ivanovna mi ha mandato un biglietto. Vuole vedermi. E tu ci vai? Ma non devi chiedere un permesso? Siamo molto liberi anche se porto questa. Io non ho fatto ancora la scelta. Per ora sono solo un discepolo di padre Zassima. È un uomo straordinario. Ah, sì. Alyosha, vieni, ti voglio parlare. Te lo ricordi il nostro capanno? Era sempre lì che ci confidavamo da ragazzi. Sono anni che non ci ritorniamo. E cognacsi? Ma sta tranquillo, non mi ubriaco. Assaporo soltanto. Perché non ti siedi? Hai voglia di starmi a sentire? O no? Certo, Michia. Alyosha, io amo veramente. Veramente. Soltanto te. Benché sia innamorato dell'altra. Ma innamorarsi non vuol dire amare. È diverso. Ci si può innamorare anche odiando. Non so se mi capisci. Per questo a te voglio dire tutto. Perché ti amo. Pensa che strana coincidenza. Io ti cercavo. Mi cercavi? Oggi? Da ieri ho in mente di vederti. Ti cercavo perché volevo che portassi un messaggio da parte mia, Katia. Vuol dire che ci siamo sentiti anche a distanza. Sono pronto, Mitya. Voglio esserti utile. E parla pure liberamente. Credi che sia facile cominciare a parlare? Spiegare a un altro, sia pure più caro dei fratelli, quello che si agita nel nostro cuore. Tu però ascoltami bene, Alyosha. Poi mi giudicherai, e lo spero, mi perdonerai anche. Perché è questo che mi occorre. Che qualcuno che è più in alto di me, come sei tu, più in alto, più in alto. Che qualcuno più in alto mi perdoni. Dimmi quello che ti angoscia. Voglio solo aiutarti. Alyosha, non metterti a ridere. Io vorrei cominciare la mia confessione dagli insetti. Da quelli che Dio ha dotato della sensualità. Perché io, fratello, sono uno di questi insetti. Tutti i Karamazov sono così. Anche in te, che sei un angelo, vive questo insetto. E sono certo che suscita nel tuo sangue delle tempeste. La sensualità è peggio di una tempesta. Anche la bellezza è una cosa tremenda. Tremenda perché indefinibile. Quando ero ufficiale e vivevo nella guarnigione, conducevo una vita sregolata, facevo baldoria, come si dice.
Nostro padre sostiene che in quegli anni io ho speso migliaia di rubli per sedurre innocenti fanciulle. L'hai sentito tu stesso ieri al monastero. Non è vero, Alyosha. Non mi sono mai servito del denaro per sedurre una donna. Ma il mio peccato è ancora più grave. Più vergognoso. Amavo la crudeltà. Il vecchio ha mentito, parlando di povere innocenti da me sedotte. Però devo ammettere che questo misfatto è accaduto, sia pure per una volta sola. E nemmeno quella volta è stato compiuto per intero. Ma la volontà l'avevo. Io ho cercato di sedurre una fanciulla. Sai di chi parlo? Credo di sì. Quando arrivai alla guarnigione, non si faceva che parlare di Caterina Ivanovna, la figlia del nostro colonnello, uscita appena allora da uno dei collegi più aristocratici della capitale. Io devo dirti, non ero nelle grazie del colonnello. Credo che trovasse la mia vivacità un po' eccessiva. Mi teneva costantemente sotto sorveglianza. Io d'altra parte ero diventato in poco tempo un ufficiale di cui si parlava. Oh no, no. Non perché avessi qualità eccezionali, ma perché avevo, come si dice, le mani bucate. Denaro ne buttavo via molto. La bellezza di Katia mi colpì subito e fece di tutto per farmi notare. Ma lei, forse perché prevenuta dal padre, mi guardava dall'alto in basso come qualcuno da cui è bene tenersi alla larga. Tentai di avvicinarla, di invitarla a ballare. Non me ne diede mai la possibilità. E allora fui preso da un rancore feroce. Perché questa ragazza cercava di umiliarmi pubblicamente? Che cosa l'avevo fatto? Giurai che mi sarei vendicato. Non sapevo come, ma avevo questo sentimento nel cuore. Poco dopo, quasi all'improvviso, cominciarono a circolare nella guarnigione delle strane voci sul conto del nostro colonnello. Lo si sospettava di abuso di potere. Qualcuno sussurrava che erano state riscontrate delle malversazioni. In città, sai come succede, avvenne un repentino cambiamento nei riguardi del nostro comandante e della sua famiglia. Seppi, per caso, da un amico, che il comandante aveva prelevato 4.500 rubli dalla cassa del reggimento per prestarli a un collega di assoluta fiducia che avrebbe dovuto restituirli nel giro di pochi giorni. Invece i giorni passavano e la cassa non era reintegrata. Tutti gli occhi erano puntati su di lui. Le voci circolavano. Credetti che fosse giunto il mio momento. Sì, Alyosha, fui abietto perché volli approfittare della situazione. E lo feci con calcolo, con una crudeltà da Karamazov. Agii come una cimice, una tarantola velenosa. La incontrai a un ballo e le dissi: a vostro padre mancano 4.500 rubli. Io posso salvarlo. Venite da me di notte e vi darò il denaro. Siete un mascalzone, disse. Un perfido mascalzone. Spero che abbiate una parola sola. Sono venuta per i 4.500 rubli. Datemi il denaro. Caterina Ivanovna, io scherzavo. 4.500 rubli. Qualche centinaio di rubli, sì, posso darveli. Anzi, ve li do con sommo piacere. Via. Mi dispiace che vi siate incomodata per niente. Basta. Basta. Prendete una cartella al portatore di 5.000 rubli e finiamolo. Alyosha, dormi. Solo tu, Ivan, conoscete questa storia.
Ivan la conosce da molto tempo. Ma Ivan è una tomba. Aliosha, devi credermi. Anche allora amavo Katia. Ossia, la odiavo. Amore e odio non si assomigliano, forse. Però, 3 mesi dopo eravamo fidanzati. Fu un fidanzamento, direi, solenne, in gran pompa, con le icone e la benedizione. Perché prendesti quella decisione? Fu lei a volerlo. Io non avrei mai osato. Perché? Che cosa era accaduto di nuovo? Dopo l'incontro di quella sera a casa mia, non diede più segni di vita. E io non la cercai. Soffrivo molto. Avrei voluto rivederla. Ma mi pareva che qualunque mio gesto potesse essere giudicato da lei una bassezza o una meschinità. Poi suo padre, il colonnello, morì all'improvviso. Ma io non andai ai funerali per non incontrarla. Seppi che Katia era partita subito per Mosca, accolta come una figlia da una zia che l'aveva designata erede unica di un cospicuo patrimonio. Così era scomparsa dalla mia vita. Ma ecco che inaspettatamente un giorno mi arriva per posta una cartella al portatore di 5.000 rubli, senza un biglietto, senza una parola, solo il denaro. Mi aveva voluto restituire, come si fa a un estraneo, tutto quello che le avevo prestato fino all'ultimo rublo. Così, la partita era definitivamente chiusa. Invece, 3 giorni dopo arriva questa lettera. Leggila. Dmitri Karamazov, vi amo. Che anche voi mi amiate o no, poco importa. Ma voglio essere vostra moglie. Vi giuro su quello che ho di più caro, che non vi darò mai noia. Vi salverò da voi stesso. Vi amo. E vi amerò sempre. Cosa le rispondesti? Che non avrei mai osato chiedere tanto alla vita. E poi che... Insomma, una lunga lettera dettata esclusivamente dal cuore. Ti dirò che era anche una bella lettera. Ma rileggendola mi venne in mente di aggiungere qualcosa. E sbagliai. Accennai al suo denaro. Voi ormai siete una ricca ereditiera, mentre io rimango un povero ufficiale. Fu questa presso poco la frase. Ma lo feci per candore, Alyosha, non per orgoglio. Però capisco che non avrei dovuto nemmeno sfiorare quel tasto. Ma ormai avevo spedito la lettera. Allora ne parlai a Ivan. Gli raccontai tutto sinceramente, tu mi conosci, perché mi consigliasse. Perché mi guardi così? Perché fu un altro errore, vero, parlarne a Ivan? Lo so. Ma Ivan prese così a cuore il mio tormento di quei giorni che finì per innamorarsi di Katia. No. Sì, è così, lo so. Ne è ancora innamorato. E lei? Lei, quando cominciò a entrare, diciamo così, in rapporto con Ivan, è stata portata a fare un confronto tra noi due, tra Ivan e me. E sono certo che ha preferito Ivan. No, Mitya. Lei ama te e non Ivan. E per questo tu non puoi rompere con lei, se lei stessa, la tua fidanzata... Ma io non posso continuare così. Il mio posto non è più accanto a lei. E dove sarebbe il tuo posto? Accanto alla Grushenka? Sì. E vuoi sposarla? Se Grushenka lo volesse, la sposerei subito. Ma non vorrà mai. Beh, io rimarrò così. Starò in cortile a farle da portinaio. Pulirò le soprascarpe sudici dei suoi amici. Che altro potrei pretendere? Ma che ne sai tu, innocente ragazzo, della mia tragedia? Che ne sai?
Io posso essere anche un uomo spregevole. Anzi, lo sono. Posso essere dominato da passioni vili e abiette. Ma un ladro, un piccolo sporco ladruncolo, Dmitri Karamazov non lo sarà mai. Ma che dici, Mitya? Dico, perché lo sono diventato, lo sono. Ecco la mia tragedia. Non capisco più niente, Mitya. Più niente, se non mi spieghi. È stata ancora una volta Katia a tentarmi. Mi ha dato del denaro. Quanto? Perché lo spedissi a certe sue parenti. Quanto? 3.000 rubli. E io ne ho buttate via la metà. Per fare baldoria una notte con Grushenka. Lo vedi? Perché non posso presentarmi davanti a Katia. Lo vedo. Ma non devi lasciarti abbattere dalla disperazione. Hai tempo davanti a te per riscattare tutte le tue colpe. Alyosha, già mi sento più leggero, poiché ho trasferito su di te la mia disperazione. Ma devi aiutarmi ancora. Tu oggi vai da Katia, vero? Dille, Mitya mi incarica di farvi i suoi saluti. Ecco, voglio che tu le dica proprio così. Mitya mi incarica di farvi i suoi saluti. E basta. Lei capirà. Va, fratello mio. Ho fiducia solo in te. Le solite chiacchiere. Non sono chiacchiere, è la verità. L'ho letto stamattina sulla Gazzetta, nella bottega di Lukianov, e se ne è anche parlato. A questo soldato russo, che avrebbe fatto? Era caduto prigioniero degli asiatici. E per non rinnegare la fede cristiana si è lasciato torturare, scorticare vivo, ed è morto glorificando Cristo. Un soldato russo? Era proprio un soldato russo. Oh, allora andrebbe subito santificato. E la pelle che gli è stata tolta spedita a qualche monastero. Affluirebbe subito molta gente, si potrebbero fare anche molti quattrini. Quando smetterete di fare discorsi sacrileghi, possibile che non vi sentiate commosso? Cos'hai da ridere tu? A me è consentito, a te no. Io, con le offerte che ho allargito al monastero, posso sempre sperare di salvarmi. Poi un briciolo di fede io ce l'ho, ma tu, caro mio, andrai diritto all'inferno e i diavoli ti arrostiranno come un montone. Oh, ma guardate chi c'è qua, chi ti aspettava. Avanti, vieni avanti, figliolo, e siediti qui accanto a me. Vuoi una tazza di caffè? Ottimo, sai, caldo e bollente. Cognac non te ne offro perché tu digiuni e allora ti fa male. O ne vuoi? Dine, vuoi? No, ti darò piuttosto un liquore speciale che tengo chiuso nell'armadio. Tu va a prenderlo nel secondo cassetto a destra. Svelto, svelto. Sei per me? Bevo più volentieri il caffè. Ah sì? Allora, Grigori, dagli il caffè. Vuol dire che il liquore lo berremo noi. Ivan, fa sentire, dovrai scaldarlo. No, è bollente, è squisito. È speciale, sentirai. Su, siediti, ti ho detto di sederti. E sta allegro, allegro. Anzi, prende il caffè. Aspetta che prima ti dia la mia benedizione. Oh. Ai. Ecco. Stavamo proprio parlando del tuo tema preferito, quello della fede. C'è qui Smerdiakov che ha certe idee. Smerdiakov è un mascalzone, ecco cos'è. Voi non sapete che insultare Grigori Vassilievich. Ma gli insulti non sono ragionamenti. Perché tu pretendi di ragionare? Ma certo! Perché non dovete ammettere che se io nego Dio, posso farlo con la ragione, infischiandomene del sentimento e di tutto quello che credono tanti altri, magari più. Ho diritto di farlo.
È per te che si riscalda tanto. Vuole che tu lo lodi. E tu lodo, ci vuol poco a farlo felice. Scomunicato e maledetto, ecco cosa sei. Nel momento in cui io vengo maledetto da Dio, nello stesso istante divento uguale a un pagano. Il mio battesimo è stato cancellato. Ma allora, se sono stato degradato, se non sono più cristiano, se non credo più in Dio, di che cosa mi si chiede racconto? Non dei principi della religione o delle regole della morale corrente, ma solo di quello che il ragionamento ha dichiarato vero. Tu menti, maledetto ateo. Con la tua fede dovresti muovere le montagne verso il mare. Così è scritto. Ma non ne hai abbastanza, Grigori. Neppure per buttare le montagne nel fiumiciattolo che è dietro casa. Il Signore dovrebbe maledire tutti voi, uomini di poca fede, incapaci di sospingere le montagne. E non me solo, che al momento forse verserò lacrime sui miei dubbi. Ma lo senti, Ariosa, ma io dico, chi è che gli avrà insegnato a parlare così? Sarà farina del suo sacco? O dovremmo piuttosto considerarlo un pappagallo? Io non so come abbia fatto, ma devo riconoscere che a parole te la cavi bene, però sostanza sempre poca. E dietro le chiacchiere, tutta menzogna. Basta, 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 ne ho abbastanza. Fuori! Queste canaglie non mi lasciano stare un po' tranquillo nemmeno dove ho mangiato. Adesso Smerdiakov viene a ficcarsi qui ogni giorno all'ora di pranzo. E sei tu che lo interessi tanto. Non io. Sei tu che l'hai viziato. Perché si è messo in testa di onorarmi, ma non è altro che un lacchè. Verissimo, verissimo, un lacchè. Bravo, e ci odia tutti, sai. Anche te, Ivan, anche se sembra che ti voglio onorare. Come dici tu? A me già non mi può soffrire, lo so. Ariosha poi ti disprezzo. Però non ruba. Ah, questo bisogna riconoscerlo. Non è pettegolo. Sa cuocere i pasticci al forno in modo eccellente, poi fa una straordinaria zuppa di pesce. È un vero artista per questo. E allora lo sopporta. Ma perché parliamo tanto di lui? Troppa importanza gli diamo. Troppa, troppa. Sapete, figlioli, che cosa amo io? Io amo la bellezza pura e la finezza dello spirito. No, basta, cognac. Ne avete bevuto anche troppo. Ivan, dimmi la verità. Dio esiste o no? No, dimmelo sul serio. Ho proprio bisogno di saperlo sul serio. No, Dio non esiste. Ayosh, dimmelo tu. C'è Dio? Sì, Dio c'è. E l'immortalità esiste? Un'immortalità qualunque, magari piccola, piccolissima. No, neanche l'immortalità. Di nessun genere? Di nessun genere.
Allora il nulla, Zero. Ma non può darsi, dico, che qualcosina ci sia. Zero. Zero assoluto. Ariosa, l'immortalità esiste. Poiché c'è Dio, c'è anche l'immortalità. La mia mente si smarrisce in questa vastità. Ivan, dimmelo per l'ultima volta. Dio esiste o non esiste? Per l'ultima volta ti dico che Dio non esiste. E allora chi è che si fa beffe degli uomini? Deve essere il diavolo. Eh no, mio caro, no, no, gran pensatore. Se non c'è Dio non ci può essere neppure il diavolo. E me lo sapresti dire? Allora chi avrebbe inventato Dio? Come ci è intrufolata per la prima volta questa idea di Dio nel nostro cervello? Lo sai, Ivan? Tu dovresti saperlo. Ma non ci sarebbe la civiltà se non avessero inventato Dio. Ma che civiltà? E civiltà, non ci sarebbe nulla. Nulla di nulla, non ci sarebbe neppure il cognac. Basta bere. Dov'è? Dov'è la Lucica? Meglio! Dove l'hai nascosta? Dov'è? Dov'è? Mi vuole ammazzare. Mi ammazza! No, 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 non lasciate che mi ammazzi! Dov'è? So che è nascosta qua dentro. Sai di chi parlo? Dimmi dove la croce cotta, ammazzo davvero. Fornicia! E di là, l'hai nascosta tu di là. Fammi passare. Fuori dai piedi, cara. Non sapevo che era qui. L'ho vista poco fa svoltare l'angolo. E qui è... Grushenka! 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 Dove ti sei nascosta? Grushenka! Grushenka! Mitya, hai visto coi tuoi occhi che qui non c'è nessuno? Ti do la mia parola che qui non è entrato nessuno. Invece qui, lo sento, lo so. Delinquente ladro, cosa hai fatto lassù? Sei venuto per rubare il mio denaro che cerchi tu, ladro, ladro! Pazzo! L'hai ucciso! Ha avuto quello che si merita. E se non è morto, tornerò. E sarà la volta buona. Mitya, basta! Va via di qui! Va via subito! Alyosha, era o non era qui poco fa? Dimmelo tu e ti crederò. Ti giuro che qui non è mai entrata. E allora, se non è venuta qui, ma lo saprò, non dubitare. Addio, Alyosha. Ricordati di Katerina, E anche tu, corri da lei. Raccontale questa ignobile scena. Saprai trovare le parole adatte, perché mi disprezzi sempre di più. Stai in guardia, vecchio. Difendi il tuo sogno, perché ho un sogno anch'io. E sono io che ti maledico. E ti rinnego per sempre. Lei è qui. È qui. Qui di certo. Quello non si sbaglia. Quello è un serpente. Va. Va a cercarla. Smettiamo. Ma non c'è! Smettetela con questa storia vergognosa. Tu piuttosto, porta dell'acqua e delle asciugamani. Acqua tiepida, portala su. Si sarebbero ammazzati. Hai visto? Taci, Van. Come finirà questa storia?
Ivan. Un rettile divorerà l'altro. La loro sorte è comune. Io però, si intende, non lascerò che si commetta un assassinio. Come non l'ho lasciato commettere poco fa. Alyosha, vorrei parlare un poco a lungo con te. È molto tempo che lo desidero, ma credo sia necessario farlo al più presto. Quando vuoi, anche adesso. Ma devo assolutamente andare prima del crepuscolo da Caterina Ivanovna. È vero che ha deciso di darle l'addio? Esco a prendere una boccata d'aria, ho un tremendo mal di testa. Parleremo domani. Parleremo a lungo, se vuoi. Tu puoi anche andartene, non sanguina più. Rimane agli osce. Non la sposerà. Non la sposerà. Lo ridurrò piuttosto alla miseria, ma non la toccherà nemmeno con un dito. Cerca di riposare. E basta. Oh, sei tu, angelo mio. Sei tu. A quest'ora si mettono sempre a suonare. E Ivan dov'è? È sceso in giardino. Ha un cerchio alla testa. Cerchio alla testa. Per l'altro l'hai visto, no? È una vera belva, ma anche di Ivan io ho paura. Paura. Solo di te mi fido. Tu sei il mio unico figlio. Io vorrei morire, come si dice, nelle tue braccia. Perché fai questi discorsi? Tanto io nel tuo paradiso non ci potrò andare. Non ci voglio andare. No, non ci credo nemmeno. Secondo me, uno si addormenta e non si sveglia più. Ed è tutto. Perché non vuoi stare un po' zitto? Hai solo bisogno di riposare. Riposerò. C'è sempre tempo per riposare. Non sto mica male, sai. Domani vedrai, mi alzerò in perfetta salute. Sicuro. Sono forte io, forte Alyosha, e voglio vivere a lungo e godere ancora molto, molto. Beh, tu adesso va, eh? Va, ma non ho bisogno di niente per il momento, ma torna presto, capito? Torna, ti farò fare la zuppa di pesce. Torna domani. Certo, che tornerò. Domani. Siete 7 contro 1. È lui che ha cominciato per primo. In classe ha ferito col temperino Colia. Gli ha fatto uscire il sangue. Perché ti ha ferito? Beh, non è niente. Ma il modo come l'ha fatto. Attento, sta tirando a volo. Ma che fate? Fermi, fermi. Dove andate? Ma ha mirato a me? Perché parlo con voi. Ma non siete un Karamazov? Sì, ma non lo conosco. Ma lui conosce voi. Guardate.
tira proprio addosso a voi. Avete visto? Basta! Ma insomma, basta! Basta! Strofinaccio! Strofinaccio! Non è lui, è il padre che si chiama Strofinaccio. Voi, Caramaggio, non lo conoscete. Per questo non sapete quanto è vivo. Andate a domandargli se gli piacciono gli strofinacci. Quelli sfilacciati, da cucina. Vedrete cosa risponde. Ti hanno fatto male. E sei ferito. 7-1. Bella forza. Beh, ammetterai che non è bello quello che fate. Fatti nostri. Però vuoi colpire anche me che non c'entro. Perché? Mi conosci? Loro dicono che mi conosci. Io però non ti ho mai visto prima. Lasciami in pace. Monaco dei calzoni! Monaco dei calzoni! Ehi, aspetta! Senti! Che fai? Ma non posso sapere che cosa ti ho fatto. Ci sarà pure una ragione, che io non conosco, ma ci sarà. Dimmi, perché l'hai fatto? Perché? Accomodatevi, la signorina vi sta aspettando. Oh, eccovi finalmente. Non ho fatto che pregare Dio tutto il giorno perché arrivaste presto. Sedetevi. Volete un tè? No, grazie. Vai. Bene. Allora parliamo di cose serie. Immaginate perché vi ho chiamato. Solo da voi posso sapere la verità. Sono venuto appunto... Mitya mi ha mandato. Vi ha mandato lui? E me lo dite così? Dio, come sono felice. Io sono tanto felice, me lo sentivo. Ma dunque avete visto Mitya in questi giorni? Oh, io non lo vedo da molto. Non è più venuto qui dopo una certa sera. Dio sa quanto sarebbe stato più utile una spiegazione diretta. Pazienza, ormai. L'avete visto? Che impressione vi ha fatto? Caterina Ivanovna, io dovrei dirvi... Sì, ditemi. E nel modo più franco, ve ne prego. Io vi chiedo solo sincerità e franchezza. E se occorre siate anche brutale, voglio sapere. Mitya non verrà più. Perdonatemi, mi avete chiesto di essere franco. Mitya mi ha ordinato di salutarvi e... Di salutarmi? Ha detto proprio così? Sì, mi ha raccomandato di dirvi... Mitya mi incarica di farvi i suoi saluti. Lei capirà. Ha insistito su questo saluto? Per 3 volte. Oh, ma allora è chiaro che non è la fine. Che era soltanto eccitato, in crisi con se stesso... Oh, non si è allontanato da me con passo fermo, si è buttato giù per la china. È soltanto una bravata, non può essere altrimenti. Forse. Ma che cosa cambia anche se fosse? Oh, se cambia! Ma non vi rendete conto? Vuol dire che Mitya non è perduto, era soltanto in crisi. È diverso. E io posso ancora salvarlo. Vi ha parlato di denaro? Sì, e non solo me ne ha parlato. Ma credo proprio che quella sia la causa che l'angoscia di più in questo momento. Vedete? Ma il denaro era vostro. Sì. Sì, non l'ha mai spedito, lo so. Ho telegrafato a Mosca. La persona che doveva riceverlo mi ha fatto ricerca. Non è mai stato spedito. Ma allora, perché voi? Perché ho taciuto invece di... Perché mi sono prefissa uno scopo. Io voglio che Mitya sappia... Anche in questo modo, chi gli è veramente fedele? Chi è disposto a perdonargli veramente a tutto? A chi deve rivolgersi nel momento del bisogno? Ecco perché. Io per tutta la settimana sono stata tormentata dal pensiero fisso. Ma che devo fare?
perché non si vergogni di fronte a me per aver dissipato quel denaro. Devo parlargli o tacere o aspettare in silenzio che si renda conto da solo. Ora voglio che sappia, ma che si vergogni pure di tutti, anche di se stesso, ma non di me. Com'è possibile adesso che non si fidi di me? Ditemelo. Con voi si è aperto, con voi si è confidato. Ma perché io non devo meritare altrettanta fiducia? Ma con voi è diverso, Caterina Ivanovna. E dovete capirlo. Con voi è soprattutto questione d'orgoglio. Deve anzitutto rendervi quel denaro, ma poi... Ma perché? Ma sapeste che scena tremenda c'è stata poco fa a casa di nostro padre? Mitya si è scagliato sul babbo, l'ha percosso. Credo che l'avrebbe ucciso se io non l'avessi fermato. Per il denaro? Sì, ma anche per quella donna. Ma le due cose finiscono per intrecciarsi ed esasperare Mitya. Ma perché? Io saprei sopportare anche la sua relazione con quella creatura. Un giorno o l'altro finirà. Non è amore, lo so. Può un Karamazov ardere in eterno? È una passione destinata a spegnersi. Invece Mitya pensa di sposarla. No, perché lei non si vorrà mai legare a lui. Ma come fate a dirlo? La conoscete? Sì. Ah, è una donna davvero seducente. Ma io so che è anche leale, buona, generosa. È un angelo. Agrafia Alexandrovna, volete accomodarvi? C'è il fratello di Mitya, il più giovane dei Karamazov. Sa tutto di noi. Aspettavo soltanto che mi chiamaste. Ah, vedo. È il più giovane dei fratelli. Sapete, Alexei Fyodorovich, è la prima volta che la vedo. Anch'io. È la prima volta. C'è sempre una prima volta. Volevo andare io da lei. Troppo onore. Le ho scritto ed è stata così gentile da venire lei stessa. Oh, io ero certa che solo spiegandoci tra di noi avremmo risolto tutto e non mi sono ingannata. È volata da me come un angelo buono. Grushenka, accettando il mio invito, mi ha ridato la pace, la serenità. Voi non mi avete disprezzato, nobile amica. No, disprezzarvi? No, io vi ammiro dal più profondo dell'anima. Voi mi viziate, signorina. Io non merito tanto. Vedete come siamo fatte noi donne? Una testolina fantastica, uno spirito capriccioso e volubile, forse, ma il cuore l'abbiamo fiero e generoso. Forse voi, Alyosha, non lo sapevate. Su, bisogna far testa, oggi è un gran giorno, specialmente per Grushenka. Si sposa, sapete? Il nostro Alyosha non può capire, come non potevo capire neanche io un'ora fa. Il suo antico fidanzato è ritornato. La vita li aveva separati per 5 lunghi anni. Ora, però, la nostra Grushenka sarà di nuovo felice. Io desidero che siate felice con tutto il cuore. La felicità. Ho paura che voi corriate un po' troppo, signorina. E siete anche un po' troppo indulgente con me. Oh, no, no. Voi meritate ben più della mia indulgenza. Su, lasciatemi la vostra mano, Questa mano che mi ha ridato la pace, la serenità. Io voglio baciarla, ecco. Così. E così. Cosa fate? Davanti a Alexei Fyodorovich, andiamo, mi fate vergognare. Cosa penserà di voi? Che vi siete abbassata fino a me? No, sì, perché io sono peggiore di quello che voi credete, sapete. Ho un cuore capriccioso, cattivo, dispotico. Ma sì, vi dico, ne sa qualcosa il povero Mitya. L'ho circuito, sedotto, se così si può dire. Conquistato soltanto per farmi gioco di lui. Ma sì, vi dico. L'ho mezzo rovinato e non ne ho provato nessun rimorso. Sì, ma ora lo salverete ed è questo che conta. Gli confesserete che da tempo amate un altro e che adesso lo sposerete. Me lo avete promesso. Promesso. E voi credete ancora alle promesse, signorina? Io non ho mai detto niente di quello che voi vorreste. Mai detto niente di simile? La vostra parola non conta? La mia parola? Bene. Conta e non conta. Ve l'ho detto, sono cattiva, capricciosa. E dispotica. La parola, Se Mitya tornasse a piacermi. In fondo mi è piaciuto molto una volta, quasi per un'ora di seguito. Non è poco per me. No, potrebbe.
Anzi, io corro da lui e gli dico che d'ora in poi lo voglio tutto soltanto per me. Con me avete parlato diversamente. Che peccato credere le parole, signorina. Adesso magari non sarò più un angelo, eh? E smetterei anche di volermi bene. Che peccato. Quanto mi dispiace davvero. Se ci penso mi viene quasi da piangere. Via, datemi la vostra mano. Datemi. È brava. Coraggio. Ecco. Io adesso prendo la vostra mano, eh? E la bacio come avete fatto voi con me. Voi 3 volte e io 300 per stebitare. No, signorina. Io non bacerò mai la vostra mano. Voi avete baciato la mia, sì. Ma io non mi abbasserò mai a baciare la vostra. Uscite. Ah, come si divertirà Mitia quando gli racconterò questa scena. Fuori! 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 Andiamo, andiamo. Una signorina come voi che si lascia trascinare dalla collera. Cos'è? Non ve le hanno insegnate in collegio le buone maniere? Fuori, ho detto! Sgualdrina! E voi allora? Ce lo siamo dimenticati quando all'imbrunire correvate in camera d'un brillante ufficiale? E non era per amore, no? Era per danaro, eh? No! No! Calmatevi! E voi uscite subito! Ve ne prego! Me ne vado, sì. Ma tu devi accompagnarmi. Accompagnarmi, tesoro. In fondo è per te che ho fatto tutta questa scena. Allora, uscite! Ma perché? Ma perché? Ma perché mi avete trattenuta? È una belva! È una belva tra me frustata sul patibolo! Alla presenza di tutti! È una belva! Mitia, Mitia, perché l'hai fatto? Come hai potuto raccontare a quella donna quello che è venuto laggiù, essere così sleale, inumano. Andate via, che se più d'ora mi c'è, andate via. Io sono in uno stato orribile, andate via, andate via. Domani tornate, io vi supplico, tornate. Oh.